Buonasera, buon anno, bentornati, buon anno da parte della redazione di Popolo della Famiglia TV, da Francesca Centofanti, Barbara Moi, Emanuela Pongiluppi e Eleuteri. Buon anno da parte di tutte noi di Semi di Speranza, quindi anche Daniela Baldanza, la nostra autrice. Bentornati, bentrovati a questa nuova puntata di Semi di Speranza di venerdì 11 di gennaio. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri Facebook spettatori che nel corso di questa pausa natalizia hanno potuto guardare nuovamente le puntate precedenti che sono iniziate, ricordiamo, il 16 di novembre. Siamo sorprese, siamo molto contente che le nostre rubriche vi piacciono, che i nostri ospiti raccolgano consensi e che gli argomenti trattati in qualche modo contribuiscono a spargere quei semi di speranza, così come la nostra rubrica si prefigge di essere. Questa sera, come potete vedere dal titolo, parleremo di famiglia. Insieme alla presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia, Giusy D'Amico. Purtroppo, contrariamente a quanto avevamo auspicato nel corso delle vacanze natalizie, avremo sperato che Facebook ci avrebbe dato la possibilità di fare le dirette congiunte. Purtroppo non è possibile, però Giusy D'Amico ci ha dato la disponibilità e quindi la chiamiamo adesso al telefono, la mettiamo in viva Eccomi. voce. Ciao Giusy, buon anno! Ciao carissima e ciao a tutti quelli che ascoltano e ben trovata. Ben trovata a te, cara Giusy, grazie del tempo che ci dedichi. Innanzitutto, come stai? Visto che noi siamo anche amiche, tra l'altro, quindi ne approfitto pienamente. Niente, sto attraversando quello che si dice un po' essere visitata dal signore della malattia, però insomma, nonostante il percorso sia lungo, sono lieta del Signore, sto attraversando questo tempo aspettando, perché c'è sempre un senso a tutto questo, quindi lo custodisco insomma come un bene prezioso. Grazie a Grazie. voi di questa opportunità, del servizio che fate a questa causa, per cui ecco, grazie anche a voi. Tesoro mio, allora, questa sera parliamo di Non si tocca la famiglia, che nelle tue molteplici attività ed implicazioni, oltre a quella che io chiamo una missione, insomma, perché l'insegnante che è, secondo me è l'espressione di una vocazione in mezzo in questo pellegrinaggio terreno, le tue molteplici implicazioni c'è cioè Non si tocca la famiglia. Non si tocca la famiglia, sono curiosa io, ma sono curiosi anche i nostri Facebook spettatori, di conoscere gli scopi, la missione e anche il nome che è stato deciso per questa associazione. Giusy, ce ne parli? Sì, allora il nome Non si tocca la famiglia, che è stata un po' una scelta un po' fatta così di petto, come si suol dire, un po' di getto, è nata a margine di un convegno, il primo che organizzai, diciamo, vicino alla nostra parrocchia ad aprile a Maria Madre della Chiesa, insieme al nostro parroco e a Fabio Leggeri con la moglie Rosaria, perché ci eravamo accorti inizialmente che veramente c'era un'emergenza in corso e che andavano accesi i riflettori su qualcosa che stava cercando appunto di passare per il buio, ma che vedevamo come un attacco fortissimo alla famiglia, già ferita da tutti quelli che erano i post bellici del femminismo, dell'aborto, del divorzio, eccetera. E perché sentivamo che il gender era quello tsunami che ci avrebbe travolto, proprio perché andava a scuotere le fondamenta di tutta la costruzione identitaria che i figli faticosamente portano avanti dentro la famiglia e facendo riferimento al padre e alla madre. E decostruire questi ruoli per noi avevamo intuito che era veramente una tragedia epocale che ci avrebbe travolto e che bisognava fare urgentemente qualcosa. Quindi questa parola era proprio qualcosa che voleva esprimere: siamo qui per difendere la famiglia ad ogni costo e con ogni mezzo. E Scusami se ti questo interrompo, perdono, sai, tanto mi no. conosci, io sono un impiccio. Mi viene da pensare quasi per esorcizzare l'attacco che è, voglio dire, che è cruento in maniera particolare, no? Questo nome, forse? Sì, appunto, in qualche modo voleva esprimere appunto questa intenzione che poi insomma ha animato tutti coloro che poi ci hanno seguito, che ci hanno accompagnato, che tuttora ci accompagnano e vediamo che questa chiamata è stata confermata a più riprese.
questi anni, non solo subito dopo quasi un anno, ma neanche, perché noi abbiamo iniziato nel 2014 a maggio con questo convegno, l'associazione è nata in luglio, il 9 luglio ci siamo incontrati con i rappresentanti appunto delle associazioni che in quel momento cominciavano ad emergere e quindi avevano voglia come noi di farti sentire e da lì a poco meno di un anno insomma poi è nata la prima piazza San Giovanni in Laterano dove ci siamo ritrovati proprio tutti e questo è stato appunto poi il segno e la conferma di tutto quello che poi è venuto passo dopo passo verso la tutela della famiglia, della libertà di educazione, del dono della vita e di tutto quello che poi insomma abbiamo portato avanti come realtà associativa appoggiata alle famiglie. Quindi diciamo, nasce proprio dall'esigenza, da una risposta corale, no? In qualche modo questa associazione, da un voler fare qualcosa, questo no? Sì, perché noi cominciavamo a rilevare dalle segnalazioni che giungevano da alcune scuole, perché veramente agli inizi erano proprio uno, due, tre o cinque genitori in Italia che cominciavano a dire ma qui qualcosa non quadra. E noi abbiamo voluto veramente sottolineare come quello che ci preoccupava e su cui avremmo combattuto è che non vi fosse da parte delle istituzioni scolastiche, che ovviamente è sempre il primo terreno che l'ideologia Certo. attacca, perché il bambino formandosi forma la sua condizione mentale, se vuoi, la sua costruzione anche del pensiero. Non volevamo che vi fosse confusione in questa nella fragile coscienza e informazione dei bambini, cioè nessuno doveva porre questo dubbio esistenziale nella loro identità, Certo. come maschi e come femmine, sul fatto che loro fossero generati da un maschio e da una femmina e che nascessero come maschi e come femmine. Capivamo che questo gettare tutto dentro un calderone liquido dove tutto diventava uguale a tutto avrebbe scosso proprio le radici profonde della famiglia. Dove in realtà siamo convinti e continuiamo a proclamare si formano proprio le fibre viscerali, ecco, della costruzione dell'identità, sia maschile che femminile, che appunto nel bambino guardano al padre, se il bambino è un maschietto, per una sana identificazione, e il maschietto guarda alla madre per una sana differenziazione. E sciogliere queste identità fondanti del maschile e del femminile per noi era un pericolo enorme, lo è tuttora. Allora è E quindi tutto. di fronte a questo abbiamo pensato che proprio la famiglia continuasse ad essere necessario difenderla e difendere anche il trattato costituzionale che lo prevede, perché l'articolo 30 della Costituzione ci dice che la famiglia e i genitori hanno il diritto e il dovere di educare e di istruire i propri figli. Quindi secondo quello che è il bagaglio non solo valoriale, ma appunto filosofico, religioso, etico. La scuola è un'istituzione che istruisce i bambini, ma deve tutelare quella che è l'educazione che per primo il loro utente dà come famiglia all'alunno che frequenta la scuola. Queste ingerenze da parte delle scuole ci preoccupavano perché cominciavamo a sentire che dall'X corso al liceo per esempio Rosselli di Aprilia, fu uno dei primi casi che poi abbiamo combattuto e che diciamo in qualche modo abbiamo fatto sì che quel progetto si bloccasse gli anni successivi, era per esempio una segnalazione che ci venne da ragazzi che avevano parlato a casa dicendo ma noi ci siamo trovati 11 ore, una settimana se non 2 a settimana, parlando semplicemente e solamente di omosessualità, di omofobia, di diritti delle persone omosessuali, un'opera teatrale di persone trans piuttosto che l'avvocato che viene per tutelare eccetera eccetera, però ci sembrava veramente una sorta di bombardamento, di indottrinamento all'omosessualità e poi scopriamo che le famiglie non sapevano assolutamente nulla e che addirittura i ragazzi insomma avevano chiesto di non proseguire il percorso perché tra l'altro a loro non interessava. Anzi, chiesero allora perché non avete proposto questo percorso ai ragazzi del quinto? E la risposta fu che a quell'età la dimensione così un po' del pensiero già formata non accettano più diciamo, consigli, proposte e indirizzi e quindi era meglio parlare con ragazzi di 14-15 anni dove il pensiero era ancora in formazione, cioè tipico di chi vuole in qualche forma no, veicolare il pensiero verso una Certo. direzione. Allora lì ci fu non solo la denuncia di quello che era accaduto, facemmo anche, io scrissi un articolo su questo, che tra l'altro di cui facemmo fotocopie e distribuimmo all'uscita della scuola,
con tutto quello che potete immaginare, quindi i carabinieri, noi avevamo comunque una regolare autorizzazione, dopodiché tutto cadde in una bolla di sapone, però fummo contenti perché l'anno dopo questo progetto che doveva essere triennale venne bloccato proprio da queste proteste. Però ripeto, lì era uno o due ragazzi che raccontarono a casa e che ci segnalarono il caso. Ma di questi casi ne abbiamo fatto un dossier che abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Istruzione dei vari governi che si sono succeduti. Quindi diciamo un lavoro che andava a segnalare fatti circostanziali, non ci stavamo inventando nulla. E tanti, tanti di questi casi sono stati individuati come abusi didattico-educativi, perché in realtà, Esatto. non coinvolgendo le famiglie, e andavano a scavalcare quello che era il diritto non solo di sapere, ma di dare il famoso consenso alla trattazione di tematiche troppo sensibili. Quindi vuoi dire c'è stato un tradimento alla base da parte, ma forse possiamo ipotizzare che sia stato inconsapevole, quantomeno inizialmente. Allora, noi siamo tuttora convinti che, per esempio, l'introduzione di molti progetti nelle scuole, siano assolutamente all'oscuro molti dirigenti scolastici e soprattutto molti anche docenti, perché in realtà, non tutti ancora sono informati e formati su queste tematiche, che in realtà sono tematiche molto, delicate, su cui veramente alcuni docenti ancora non ne sanno proprio nulla. Allora, di fronte a questo noi pensiamo che in gran parte ci sia buona fede da parte di chi accoglie questi percorsi e li ripropone nella scuola. Da parte di molte associazioni che invece hanno proprio l'intenzione di veicolare un'antropologia che noi riteniamo distorta, e allora lì c'è una manovra che ovviamente poi si struttura a partire da tutta una entrata nelle scuole fatta in un certo modo, appoggiandosi a determinate modalità anche di interazione con la scuola, con gli organi collegiali, eccetera, eccetera. Però concordo in quello che dice ed è vero, cioè a onor del vero spesso molte scuole non sono assolutamente in grado di avere coscienza di quello che accade. Anche perché mi viene da pensare, grazie Giusy, mi viene da pensare che probabilmente c'è una demotivazione da parte del personale docente, perché a sua volta non è coinvolto, c'è quasi uno scaricabarili, no? Vabbè, è arrivata sta cosa, la famo, non mi piace usare il termine superficiale avvicinandolo al mondo educativo, Giusy, però hai capito quello che intendo, no? C'è quasi Sì, un. no, in buona parte accade anche questo, nel senso che accade pure di vedere che durante un collegio dei docenti si chiede di alzare la mano per votare un determinato progetto, ma molti stanno scrivendo, stanno leggendo, sono al telefono, alzano la mano, magari non sanno neanche bene di che cosa si sta parlando. Accade anche questo, ma voglio dire, è quello che accade anche in Parlamento No, con un esatto, cioè qualche no, certi match. e, Ti appunto voglio dico dire, tu. esatto, no, ma la mia non era una che ti dico, io ho un grande rispetto delle persone che svolgono quella che io per me è una vocazione, voglio dire, no, magari, insomma, Lo è, lo è. appunto, vengo da una famiglia in cui i miei zii sono stati insegnanti di scuola elementare per tutta la loro vita, quindi vedevo in loro il coinvolgimento, lo vedo meno nelle nuove leve, ce n'è ancora, ma non abbastanza. È come se mano a mano le nuove generazioni di persone che sentono questa chiamata, se vogliamo comunque prenderlo in termini di missione, di vocazione, la sentono, ma sono frenate da tutto ciò che c'è intorno, perché voglio dire, mi hai fatto l'esempio del collegio docenti, no? Magari su 10 persone che alzano ma la mano, 5 hanno ascoltato, ma le altre 5 no. Quindi quelle 5 hanno voglia di fare, hanno voglia di continuare a costruire, ma quello che c'è intorno no, non permette loro di portare a termine quello che è il buon presupposto dal quale partono. Quindi, cioè, non è una giustificazione, è anche un dire. No, tu hai, voglio dire, hai trovato nell'ambito dell'associazionismo tante persone che hanno voglia di fare, ma Sì, è vero. forse anche loro sono preoccupate perché hanno tanta voglia di fare e per fortuna, e ringraziamo Dio che ce l'abbiano, ma accanto loro c'è chi non ha voglia di fare niente, quindi voglio dire, è lo 0 e 100 e alla fine è un 50% di azione, no? Che è meglio di niente, ma non è sufficiente oggi. In cui Sì, bisogna anche perché stare. insomma,
parliamo di un terreno ovviamente sempre molto delicato, che quando Appunto. entra in temi così, insomma, appunto sensibili, è chiaro che, cioè, è vero che a volte vediamo queste scene, diciamo anche in Parlamento, a volte passano delle leggi e molti non sanno nemmeno che legge è passata e l'hanno votata così, oppure se ne accorgono dopo. Però diciamo che anche un po' in tutti i campi è così, no? C'è colui che sta lì, che sta sul pezzo, che segue, che si dedica, che si anima, che contagia gli altri, che si fa seme, si fa fermento per gli altri. Esatto. E c'è anche quello distratto, quello che comunque vive quella realtà in maniera molto diversa, per cui questa è la realtà della vita e lo è anche a scuola. Certo, a scuola, ripeto, siccome il terreno è talmente delicato perché abbiamo a che fare con bambini e con ragazzi, è chiaro che siamo chiamati ad avere un'attenzione particolare. Particolare, Però certo. io confido in quel seme e in quel gruppo di insegnanti, anche di dirigenti che hanno a cuore l'educazione dei ragazzi, hanno a cuore la scuola e veramente si fanno salti mortali oggi nella scuola per dare ai ragazzi quello che veramente è necessario per loro, per una crescita serena. Ecco, non sempre è così, ma insomma anche su questo noi vigiliamo e chiediamo alle famiglie di essere attenti anche in questo tempo che ci sono le iscrizioni ora fino al 31 di gennaio. Fare una valutazione anche congrua e pertinente su quelle che sono l'offerta formativa della scuola riguardo all'ampliamento dell'offerta educativa, perché sul curriculum nazionale delle discipline quello è obbligatorio e quindi il programma si incentra su quelle materie. Tutto quello che si chiama con una che non è una parolaccia, ma si chiama TTOF, tutto quello che rientra in questa sigla che significa piano triennale dell'offerta formativa, che non attiene a cattedre e voto e quindi non a discipline obbligatorie, bisogna stare attenti a cosa offre la scuola, perché questo TOF è comunque pubblicato sul sito di ogni scuola ed è pubblico, quindi tutti possono visionarlo. I genitori in questo momento li invitiamo a visionare attentamente questa proposta che ogni sito pubblica sulla propria pagina della scuola e valutare appunto se quella è una scuola che fa per loro, cioè fa per la propria famiglia. Cercando di capire se quel determinato percorso non mi è tanto chiaro, vado a chiedere di che si tratta, vado a vedere se c'è una scheda tecnica, che dovrebbe esserci sempre sul sito, che mi spiega chi farà quel percorso, con quali strumenti didattici, con quali esperti, in che orari, quali sono i contenuti che tratterà, per avere chiarezza anche su quello che vado a offrire a mio figlio che Certo. sta iscrivendo al primo anno, piuttosto che confermo l'iscrizione per l'anno successivo. Questo piano dell'offerta formativa ormai è triennale, quindi quello che troviamo quest'anno lo troviamo per 3 anni poi, e presentare all'ufficio protocollo di ogni scuola, dove si intendono iscrivere i figli o dove si conferma l'iscrizione, appunto questo documento di consenso informato preventivo con il quale chiediamo appunto che la scuola si metta nei confronti della famiglia nella massima trasparenza, dia tutte le notizie dettagliate su quello che va a proporre, e che preveda ovviamente come da normativa che i genitori che esprimono dissenso su alcuni percorsi vengano esonerati e poi in base all'autonomia che si predisponga un piano di attività alternative per quegli alunni che ovviamente non parteciperanno alle lezioni. Questo è fondamentale, per cui al di là di quello che può essere la disattenzione della scuola, non è ammessa più una disattenzione da parte della famiglia perché oggi ci sono gli strumenti per capire se quella scuola veramente, diciamo, si confà a quello che è il mio bagaglio valoriale e se quella scuola è proprio il luogo dove io intendo portare avanti l'educazione e Il mio l'istruzione figlio. di mio figlio. Detto Certo. questo, le associazioni sono a disposizione dei genitori, la scuola per normativa deve prevedere una collaborazione sia della parte degli organi collegiali, quindi collegio dei docenti, consiglio d'istituto, ma anche dei genitori che sono rappresentati in questi consigli e soprattutto delle associazioni dei genitori che possono esprimere pareri, proposte, così come anche noi stiamo facendo nelle scuole, insomma. Sì, allora tieni conto, grazie Giusy, tieni conto che nel momento in cui noi siamo andati in diretta, noi abbiamo taggato l'associazione Non si tocca la famiglia sulla la pagina di Facebook, sulla quale poi è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per contattare via mail la vostra associazione. Quindi, diciamo, forniamo attraverso la tua disponibilità a questa intervista altri strumenti e cerchiamo di arrivare anche a chi magari ne ha semplicemente sentito parlare. Sai, io Certo. penso a genitori che
Sì, oggi siamo tutti informatizzati, ci sono i siti, ci sono le cose, poi alla fine abbiamo bisogno della carta giù perché lo sai meglio di me, no? Quindi Certo. quanti poi vanno a vedere sul sito il piano di offerta, quello che era il POF, insomma, che adesso è stato trasformato in POTF, mi ha detto, Sì. quanti vanno? Poi ciascuno porta quella che è la propria esperienza e la propria testimonianza. Io devo essere del tutto onesta. Quando ho iscritto Elisa dell'Enea qui a Milano a scuola, io dell'offerta formativa non sapevo niente. Ne ho cominciato a sentire parlare perché facevo parte della commissione dei genitori, perché ero rappresentante di classe, eccetera. Però sono informazioni che difficilmente il genitore va a cercare perché è ancora idea comune che la scuola è un posto dove si prosegue quell'insegnamento, quell'educazione che è stato dato a casa. E forse. Allora, esatto, su questo però allora è bene che uno possa dire anche per chi ci sta ascoltando che si può assolutamente richiedere una copia in cartaceo in segreteria e l'unico motivo per cui potrebbero rifiutarvela è solo perché non vi pagano la fotocopia. Pagate 20 centesimi di fotocopia e chiedete, perché è un vostro diritto ed è il dovere della scuola darvela, farvi stampare il piano dell'offerta formativa triennale. Quindi questa per esempio è un'alternativa che io comprendo essere anche più congrua rispetto a genitori che visitano il sito, perché su 1.000 genitori in un istituto comprensivo magari ce l'hanno in 3 o in 4, in 10, non lo so, però ovviamente e questo si può fare, ok? Quindi magari questa cosa è bene sottolinearla perché chi giustamente come tu fai notare, insomma, quanti sono quelli che vanno, visitano il sito, sono informatizzati. Ecco, si può sempre andare in segreteria e chiedere una copia in cartaceo. No, certo, voglio dire, per far sì che in qualche modo si torni. Io beh, penso a 20 anni fa. 20 anni fa di queste cose non se ne parlava, ma non è che non se ne parlava, non c'era proprio il problema, Giusy. Lo so, Perché infatti. mandavamo i bambini a scuola ed eravamo ben contenti, no? Poi piano piano, perché noi sappiamo bene da dove arriva tutto questo, conosciamo l'origine per chi ha una visione cristiana ovviamente della vita, sappiamo da dove arriva. Quindi facendo a ritroso da 20 anni a oggi, c'è da avere paura a mandare i figli a scuola piuttosto che esserne contenti, voglio dire, no? Devi stare col fucile puntato anche quando i tuoi figli sono in quell'istituzione che dovrebbe proteggerli mentre lì non sono protetti. E quindi il chiedere che cosa la scuola offre come piano di formazione è un mostrare anche alla scuola interesse per quella che è l'attività che svolge la scuola stessa e quindi porta avanti, ma allo stesso tempo farsi strumento e aiuto della scuola affinché i genitori possano segnalare quella che magari è una parte dell'offerta data dalla scuola, di cui magari anche la scuola non è consapevole. Faccio un esempio cretino perché è banale. Mi viene da pensare alle merendine che vengono date magari scadute. La scuola non lo sa perché non va a controllare, si fida del fornitore. Forse può accade anche questo. Cioè, forse la scuola ha ancora più bisogno oggi, ancor più bisogno dei genitori che aiutino, Sì, no? esatto, questo diciamo, in una visione di quello che è il patto di corresponsabilità educativa, significa che dove non arrivo io arrivi tu, Esatto. dove non comprendo io alcune cose mi aiuti tu a capire dove posso modularle, tant'è che questo famoso, quest'altra parolaccia, che non è una parolaccia ma è il PEC, è proprio il patto di Di corresponsabilità corresponsabilità. educativa, cioè io scuola mi impegno con te a istruire tuo figlio, a fare quello che è giusto fare per lui, dare un ampliamento sull'offerta formativa, quindi ampliando quello che è l'orizzonte delle discipline, mi impegno a convocarti, a collaborare con te, eccetera, eccetera, e il genitore firma questo patto perché di contro dice io mi impegno a far fare i compiti a mio figlio, a seguire le attività che lui svolge, ad essere collaborativo con la scuola, ad essere propositivo, e su questo aprirei una parentesi, in questo patto di corresponsabilità, quando io lo firmo, mi assumo la responsabilità di andare incontro a quelle che possono essere le carenze della scuola e la scuola viene incontro a me, il genitore, che posso aver bisogno del tuo aiuto. Su questo discorso dell'essere propositivi, ci tengo a dire che non si tratta semplicemente di denunciare qualcosa che non va a scuola, ma di cominciare a vivere questa relazione con la scuola in un'ottica di collaborazione, che vuol dire che laddove io mi accorgo che ci possono essere progetti che io non condivido, oltre a esonerare mio figlio, mi faccio
propositivo nel proporre delle posizioni e dei percorsi educativi alternativi. Noi, per esempio, nelle scuole sono già qualche anno che portiamo progetti alternativi di educazione affettiva, come per esempio il primo progetto di Pupi Avati sul matrimonio. Quest'anno abbiamo presentato anche a Sapere per Educare, che è questo momento, diciamo, annuale di formazione che da qualche anno, insieme al Comitato Articolo 26, ci occupiamo di portare avanti. Abbiamo presentato il progetto nuovo del film Il Fulgore di Doni, sempre di Pupi Avati, che però parla di prevenzione alle discriminazioni in ordine alla disabilità e che abbiamo chiamato Oltre il Muro perché è un percorso che aiuta attraverso una sorta di step, uno dopo l'altro, che porta avanti il docente di riferimento. Quindi parliamo di un progetto gratuito, non a Sì. pagamento, per aiutare i ragazzi a guardare in un'ottica di superamento di quelle che sono le barriere legate alla diversità, appunto in questo caso in ordine alla disabilità, ma a tutte quelle, quegli aspetti che poi solitamente confluiscono in quella che è la violenza anche data da atti di bullismo, di prevaricazione, eccetera, eccetera. E quindi è un percorso alternativo, pulito, che può fare qualunque professore. In genere stiamo vedendo, lo adottano i professori di lettere o di religione, che hanno un po' più di ore a disposizione per questi argomenti, ma anche di filosofia piuttosto che di storia, eccetera. E poi portiamo avanti un progetto sempre di educazione affettiva, però per scuola materna, nido ed elementare, parliamo quindi di scuola Bambini. primaria e secondaria di primo grado, che appunto tratta la raccolta di alcune storielle molto semplici, colorate, che diciamo aiutano i bambini a creare un clima di empatia fra di loro, di rispetto. Si chiama Uguali e Diversi perché in realtà mostra come tutti i bambini hanno uguali diritti e sono tutti uguali davanti al papà e alla mamma, piuttosto che davanti alle istituzioni e a coloro che dovrebbero tutelarli, ma sono diversi perché la diversità fondamentale è che quella loro diversità tra maschi e femmine è proprio la ricchezza che li contraddistingue e che li aiuta a crescere perché li forma in una complementarietà che nessun'altra realtà può dare loro. Quindi anche questo è un percorso di lettura, lettura animata dalle educatrici, un progetto che chiede poi ai bambini di inventare una storia per ampliare questo libro. Insomma, noi vediamo che facendo così la scuola è contenta anche, cioè non ha soltanto una segnalazione in negativo, Certo. ma anche una partecipazione in positivo di famiglie e anche associazioni e docenti che propongono percorsi alternativi, che è quello che ci serve perché guadagniamo terreno anche noi, no? Portando cibo buono per i nostri figli. Certo. Cioè, voglio dire, si cammina sotto, è il camminare, è il sostenersi vicendevolmente, no? È questo fondamentalmente, non è, è Esatto, non, esatto. e soprattutto dare uno strumento in più alla scuola che da un punto di vista istituzionale, io penso al Ministero della Pubblica Istruzione che non sostiene gli insegnanti, lo sai, Giuse, io sono molto, molto poco diplomatica, no? Nel mio parlare e nel mio dire. Quello che vedo è che viene lasciato molto all'iniziativa personale degli insegnanti, che da un lato è positivo, perché fossero tutti come te e come Francesca, mi è da pensare, saremmo proprio un pezzo avanti, o come Chiara, voglio dire, no? Certo, però diciamo che ci stiamo anche educando gli uni gli altri, nel senso che questo grande movimento culturale che è nato in questi anni, diciamo, sta raccogliendo non solo tanti consensi, ma anche tanta sensibilità da parte di genitori, docenti e dirigenti che cominciano veramente ad attivarsi in maniera positiva e propositiva. Questo è un grande frutto che noi stiamo tutelando e stiamo custodendo proprio, come si fa con una perla preziosa, capendo che il grande passaggio epocale è che ci stiamo riappropriando di una diciamo priorità educativa della famiglia e della scuola che avevamo dato in appalto alle istituzioni così con una delega in bianco. E ci stiamo accorgendo che qualcosa non ha funzionato, ha scricchiolato ed è ora di riprenderci in mano quell'educazione. Quindi questa è una grande presa di coscienza che ha aiutato anche a ritornare ad una partecipazione che forse non c'era più a scuola, e questo è un grande dato, un grande risultato. Sì, è un grande dato, un grande risultato e dà soprattutto voglia di continuare ad andare avanti, al di là che la voglia c'è perché riguarda i bambini, quindi abbiamo a cuore, abbiamo a Assolutamente. cuore loro, ma piano piano questo seme, no, che è stato sparso, che continua, malgrado tutto, ad essere alimentato,
fa ben sperare per il futuro, perché il futuro non è domani, l'anno prossimo, no? O il piano di offerta formativa di 3 anni, cioè il futuro è 10, 20, 30, 40 anni, insomma, laddove bisogna andare totalmente a ricostruire quello che negli ultimi 20 anni è stato, ha tentato di essere distrutto. Guarda, io voglio sempre pensare positivo, Giusy, perché si è smontato, diciamo, no? È come se fosse stato un terremoto che ha scosso queste strutture, che però hanno delle fondamenta solide, no? Comunque, Che guarda, io ho sempre fatto un esempio molto figurato per capirci. Noi non abbiamo fatto altro, non stiamo facendo altro che mettere dei secchetti ai lati di questo fiume in piena per cercare di creare dei piccoli argini laddove trasborda questo fiume che vuole travolgere. Però, insomma, abbiamo fiducia che ha travolto parecchi e travolgerà parecchi, perché poi le ideologie in ogni secolo hanno portato ovviamente vittime, se ne sono portate dietro, però noi pensiamo che aver acceso i riflettori su tutto questo, su qualcosa che veramente stava passando nel buio, è stata un'opera, insomma, che grazie a tutti coloro che si sono attivati e che continuano a lasciarsi contagiare, sicuramente continuerà a dare frutti. Se anche i risultati che abbiamo ottenuto, ne parlavo stamattina a Radio Maria, rispetto al fatto che nel nostro paese abbiamo scampato l'obbligo dell'educazione gender a scuola, non è un dato irrilevante. Per come eravamo messi e per come le cose si erano impostate nelle scorse legislature, anche di sinistra, abbiamo visto come anche le linee guida al comma 16, insomma, per chi sta sul pezzo sa di che cosa stiamo parlando, che è proprio il comma della legge 107 che riguardava l'educazione di genere, l'educazione alla prevenzione al bullismo, al femminicidio, eccetera. Tutte tematiche, per carità, rispettabilissime e doverose da trattare nella scuola, ma che purtroppo hanno veicolato molto altro in questi anni. Però noi siamo riusciti, e questo è stato grazie proprio a tutto il movimento di genitori, di famiglie, di associazioni, di realtà che hanno lavorato per questo, è stato possibile creare una opinione, cioè modificare quel testo delle linee guida con un pressing continuo nelle piazze, sui giornali, ai ministeri, davanti alle istituzioni, eccetera, e dentro le scuole, ma è stato anche possibile perché c'è stato proprio un momento preciso in cui in Commissione Cultura alla Camera questo testo continuava a camminare. Abbiamo potuto contestarlo essendo proprio presenti in aula. Io ricordo quel giorno eravamo più di qualcuno, c'era il MOIG, c'era Provita, c'era anche il Comitato dei Nostri Figli, c'ero io con Non si tocca la famiglia, ma anche altri amici hanno mandato testi di, ovviamente, di contestazione su un impianto legislativo che per noi era assolutamente inadeguato e assolutamente da cancellare, cioè entrare nell'intimità dei nostri figli ed imporre l'educazione di genere, l'educazione affettiva e sessuale, toccando tematiche troppo delicate che andavano ad interferire con quella che era l'educazione della famiglia. Quindi anche questo è stato un lavoro fatto un po' così di contatti, di proteste, eccetera, eccetera, che ha portato a cadere quel disegno di legge, a rimanere chiuso in Commissione Cultura alla Camera, perché poi da lì a qualche giorno è caduto il governo e quindi alla fine siamo stati in grado di poter dire che quel testo è rimasto insabbiato. Cioè, E quanto l'abbiamo esatto. scappata, perché è di questi giorni la notizia che in Scozia Sì. è passata anche in Scozia l'educazione gender obbligatoria, ma Sì. come in Francia, in Germania, in Spagna e in altri paesi dell'Europa. Sì, no, ne sono al corrente e soprattutto sono al corrente del voglio dire, ci sarebbe da stappare spumante per questo argine. Questo è un argine che è stato posto, non uno stecchetto, Giusy, voglio dire, quindi onore e merito a chi in prima linea e in seconda, in terza e in quarta linea comunque combatte, ha combattuto affinché si ponesse questo argine, no? Che sicuramente non ferma la piena, però in qualche modo la rallenta, no? Perché questo mi stai dicendo, se non ho capito male, correggimi se sbaglio. Quindi, Sì, assolutamente sì. e questo rafforza probabilmente anche la volontà magari di quei genitori che sono stati un po' forse a guardare, mentre oggi, rendendosi conto che questo movimento di no, perché vogliamo chiamarlo così, no? Questo movimento di no, non mi tocchi i bambini, non si tocca la famiglia, riferendomi alla vostra associazione, alla vostra associazione nello specifico, tra virgolette funziona, perché poi purtroppo
Chi sta sul pezzo vive tutto questo in maniera diversa, chi non ci sta lo vive di riflesso e le conclusioni poi che trae sono funziona o non funziona, sono riduttive e brutto, però purtroppo dobbiamo sempre fare i conti con quella che è, no, la realtà e la capacità più che altro, più che la realtà, la capacità di recepire da parte di chi non vive sul pezzo una guerra, perché questa non è una guerra, non è una battaglia, no? Quindi voglio dire, questa prima battaglia che fa parte di questa guerra è stata vinta, ma si continua ad andare avanti, anzi, si va avanti più uniti e più motivati di prima, perché questo, no? Esatto. Quindi, Assolutamente. grazie, grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che continuate a fare e che continui a fare. Hai accennato prima, se non sbaglio, a Sapere ed Educare e al progetto con Pupi, con Avati, giusto? Che sono, diciamo, entrambi sono progetti e percorsi che l'associazione ha elaborato per diffondere ovviamente le buone prassi a livello sia educativo che didattico, ma soprattutto volevamo sapere un po' quello che, per quanto riguarda questa manifestazione, che ormai è arrivata alla seconda, alla terza edizione, correggimi se sbaglio, La sapere, terza, la terza esatto, edizione. sapere per educare, in quale modo e in misura è dato il contributo di Non si tocca la famiglia e sia nell'organizzazione sia nella promozione di questa manifestazione annuale. Ah, guarda, Sapere per Educare è un momento che è giunto alla terza edizione, è stato un appuntamento, diciamo, iniziato un po' per caso nell'esperienza che mi ha anche collegato a Chiara del Comitato Articolo 26 e che abbiamo portato avanti come quella che io chiamo officina del sapere condiviso, nel senso che lì si tratta di mettersi insieme tra famiglie, docenti, esperti, studiosi, dirigenti scolastici, genitori più o meno consapevoli, più o meno preparati, più o meno competenti, che però si ritrovano insieme per un appuntamento annuale dove poter condividere non solo buone proposte nelle scuole, ma anche dare delle indicazioni di percorso, dare delle informazioni su quello che è accaduto, coinvolgere esperti di vario livello perché ci venga data una parola, diciamo, dal fondamento scientifico, oltre che, se vuoi, dalla spinta passionale che ha motivato e ha spinto molti di noi, no, a intraprendere questo cammino. Ed è anche un momento proprio per le associazioni pure per potersi confrontare. Perché insomma anche quest'anno abbiamo parlato di affettività, di bullismo, insomma è stato importante anche avere la presenza di un esponente del MIUR che appunto proprio sul bullismo si è espresso anche in termini molto puliti, molto competenti, che insomma fanno capire che il Ministero non ha intenzione di veicolare cose così negative poi. Purtroppo quello che accade nel percorso che poi giunge alla scuola è che si intromettono e si infilano nella traccia appunto che porta la trattazione di queste tematiche molte realtà associative che hanno scopi ben diversificati. Io per esempio mi sono accorta che quest'anno insomma anche la dirigente scolastica del mio istituto, vedendo la locandina di Sapere per Educare, al primo collegio mi ha detto: D'amico, la tiro fuori dalla classe e le affido tutta l'area bullismo e cyberbullismo dell'istituto. Per me è stata una cosa che mi ha colto di sorpresa, però l'ho trovata una grande opportunità perché ho potuto portare i progetti non solo di Non si tocca la famiglia, ma contattare, non so, il MOIGE per far sì che visitasse la nostra scuola adesso in febbraio con il Motorom, che è un bus, diciamo, che gira per le scuole, porta con sé esperti anche di vario titolo e di vario livello per parlare con i ragazzi del fenomeno appunto della violenza piuttosto che della dipendenza da internet, dai social, eccetera. Avremo Pupi Avati qui ad Anzio appunto come testimonial di questo progetto Cineforum, quindi premierà non solo le classi che hanno aderito, ma anche altre scuole che in Italia hanno portato avanti il progetto e quindi hanno già visto il film, hanno avviato i dibattiti, le testimonianze, eccetera. E quindi è stata un'opportunità per poter veramente introdurre a scuola qualcosa su cui io ho lavorato come associazione, ma anche in collaborazione con altre realtà, e che ci siamo confrontati sulla bontà anche di una proposta che insomma ha una base antropologica pulita, sicura, ma che comunque sposa i temi che oggi la scuola sta ovviamente trattando
si può dire quotidianamente, dal bullismo alla violenza sulle donne piuttosto che altro. Quindi si possono trattare questi temi e vanno trattati ed è giusto trattarli, però potendogli dare una connotazione positiva che appunto esce ogni anno un po' da questa esperienza di sapere per educare. E veramente io approfitto per ringraziare non solo chi collabora con noi alla realizzazione di quell'evento, ma anche a tutti coloro che ci seguono e che ovviamente partecipano e poi sono collegati anche ad un circuito che sta diventando sempre più vasto. Quindi diciamo un'opportunità che va crescendo e che pensiamo di mantenere nel tempo proprio come un punto di riferimento annuale. Che comunque voglio dire, c'è la manifestazione, ma la manifestazione poi prosegue nel corso dell'anno, nel senso c'è quel momento della manifestazione. È un lancio, una Esatto, presentazione, un esatto, avvio, ecco, esatto, un esatto. aiuto anche ai genitori perché vengano invitati a candidarsi come rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, perché noi continuiamo a ripetere che sì, abbiamo ottenuto il consenso informato preventivo, ma è praticamente nullo quel documento se non è accompagnato da una presenza che quotidianamente si interessa di quello che accade ai propri figli, che prova a Esatto. candidarsi come rappresentante, che fa rete con altri genitori, che fa collegamento con le associazioni laddove c'è un problema, piuttosto che si preoccupa di raggiungere una certa competenza a livello proprio di normative per essere sempre più preparati. Però io ripeto che i genitori non devono spaventarsi, perché qui non si tratta di entrare alla scuola a fare i docenti o a diventare chissà capi di chissà quali consigli. Qui si tratta che diventare rappresentante di classe innanzitutto viene eletto subito perché non si candida nessuno. Esatto. Oltre che non si candida nessuno, solitamente sono anche riunioni che vanno deserte, per cui insomma non è richiesto un titolo di studio o una competenza particolare, si tratta di partecipare a riunioni che ci sono almeno 3 volte l'anno in cui si ha un potere per poter esprimere un parere a nome di tutti i genitori della Esatto. classe e se sei rappresentante del consiglio d'istituto a nome dei genitori dell'istituto. Quindi sicuramente una responsabilità ma anche una grande opportunità perché sei dentro al cuore del sistema. Certo. Quindi puoi vigilare meglio, puoi proporre cose buone, puoi valutare se quell'adozione di libro di testo non è proprio congrua a quelli che sono gli insegnamenti, quindi puoi chiedere una revisione su quella scelta e adottare un altro libro. Cioè, ci sono una serie di azioni che possono essere portate avanti e che veramente noi pensiamo siano proprio il cuore della partecipazione dei genitori a scuola. E quindi fare rete anche tra di loro, perché un conto è un genitore che si propone da solo piuttosto che segnala qualcosa che non va, è un conto andare 2 o 3 genitori dal dirigente o firmare il consenso informato preventivo, si comincia a diventare un corpo che ha una tenuta migliore rispetto a un genitore da solo che spesso poi accade che magari si diventa aggressivi, per cui si scade in una dinamica anche relazionale che non funziona, perché con la scuola sì, puoi segnalare qualcosa che non va, però ci sono delle modalità di interazione che aiutano che cosa? Sì, la segnalazione di un abuso didattico, ma anche poi la capacità di sapersi comprendere, di ritornare, di cancellare quello che è stato fatto e di proporre cose nuove. Quindi diciamo che quello che si può fare a scuola è appunto quello che noi cerchiamo di invogliare i genitori ad essere presenti, ad essere pronti a partecipare, che è quello che è mancato in questi anni e che invece oggi ci viene richiesto con maggiore incisività. Quindi voglio dire, in qualche modo voi fornite anche degli strumenti ai genitori, cioè non raccogliete solo quelle che Noi possono essere diciamo definite. che, Sì, scusa, vai, perdonami. sì, diciamo che sostenere i genitori nell'esercizio appunto di questa corresponsabilità educativa nella scuola comporta varie sfaccettature, no? Al di là di quella che è la formazione che, come vedete, al di là di sapere per educare una volta l'anno, noi anche durante l'anno facciamo convegni e incontri, per esempio adesso nella mia scuola e qui quindi nel territorio, ma anche su Roma, insieme al Centro per la Famiglia. Porteremo avanti una serie di incontri formativi sia per genitori, per docenti, ma anche per alunni, sia su questi temi abbastanza caldi legati proprio al bullismo, alla violenza sulle donne, eccetera, eccetera, ma anche in ordine all'educazione affettiva, all'educazione al rispetto, eccetera, eccetera. Questi sono non solo quindi una giornata formativa di sapere per educare, ma poi si irradiano incontri che adesso si snodano qui sul territorio di Anzio e di Roma, ma che poi a ricaduta nelle sedi sparse un po' in Italia dove c'è cioè non si tocca la famiglia, si programmano incontri formativi di questo livello. Poi ci occupiamo appunto di fornire i progetti da portare nelle scuole.
E non deve essere il genitore ad applicarlo, il genitore si deve fare solo veicolo di proposta al docente X piuttosto che al dirigente che poi provvede ad assegnare il progetto a chi si sente di poterlo portare avanti, e noi ci incarichiamo anche di spiegarlo se il genitore ha difficoltà, no, nel proporsi. Certo. A Roma, per esempio, ci sono diverse scuole che stanno applicando il progetto questo del Cineforum. E poi abbiamo contatti sistematici con, non solo con i soci di Non si tocca la famiglia, ma anche con tutto quello che è la cerchia dei simpatizzanti, attraverso le chat di WhatsApp, piuttosto che delle videochiamate, piuttosto che degli incontri anche ristretti di piccoli nuclei di genitori o di insegnanti. Consigliamo, diciamo, queste tappe fondamentali che ci portano ad entrare a scuola, ad essere partecipi a scuola. E di fronte a questo, diciamo, anche un impegno che è stato molto serrato sin dall'inizio della prima piazza è stata proprio la commissione scuola del Comitato di Fegnaume Okay. Gli Otti Fili, nella quale io ho cercato di offrire un servizio come responsabile di questa realtà, tentando di coordinare le varie iniziative che ci sono state a livello nazionale. Quindi diciamo che questo è un po' l'impegno che sostiene i genitori nell'esercizio di questa libertà di educazione. Che voglio dire che è fondamentale, è il propulsore, no, Giusy? Voglio dire fondamentalmente, cioè Sì, è il proprio quello che oggi, diciamo, come si suol dire, si passa dalla protesta all'azione, che è la Certo. parte più propositiva, perché la protesta è sempre pronta ed è sempre necessaria. Io non dimentico quando in Commissione Cultura alla Camera, dopo aver provato ad intervenire, perché sono stata bloccata dopo quasi 1 minuto e 30 secondi, se mi ricorda Tony Brandi che chi non doveva parlare parlò 9 minuti e io fui discriminata in questo senso perché ovviamente mi stavo proponendo in antitesi con quello che era un po' la posizione comune della maggioranza in quella sede, e a un certo punto la Presidente della Camera di questa commissione mi disse: lei mi risponda che è un insegnante, perché anch'io sono stata dirigente pure scolastica, ma quando si fanno le riunioni dei genitori mi dica quanta gente viene? Io ho dovuto dire la verità, pochi. Quasi, quasi per niente spesso. E allora lei mi ha detto: guardi, dove si crea il vuoto della famiglia, interviene lo Stato. Ecco perché noi stiamo proponendo delle linee educative affettive e di genere per i ragazzi, perché la famiglia non interviene più, non solo nella scuola, ma nell'educazione dei figli. Ed è stato lì che noi abbiamo deciso di fare una manifestazione davanti al MIUR il 17 giugno, per dimostrare che non era vero che le famiglie non Esatto. erano attente e dedite anche all'educazione dei figli. Eravamo quasi 500 persone fuori il MIUR, chiedendo alla Fedeli di rispondere a quelle che sono state le petizioni che, come Non si tocca la famiglia, abbiamo portato avanti nel 2015, quella contro Lunar, quella della lettera alla Fedeli, quella sul manifesto degli insegnanti, cioè cercando di far presente che la famiglia c'era e come, e che si stavano risvegliando anche tutte quelle famiglie che in qualche forma erano dormienti, ma avevano una struttura Certo. che andava rinvigorita semplicemente. E questo fu determinante perché la Fedeli poi ci incontrò in quello stesso anno, nel luglio, a giugno facemmo la manifestazione, il 31 luglio ci convocò, noi rappresentanti delle associazioni di Provita, Articolo 26, anche Generazione Famiglia, perché? Perché avevamo protestato e avevamo chiesto se non ci saremmo fermati finché lei non ci avrebbe dato una parola, che era la parola che avrebbe dato poi con una nota poco prima della caduta del governo, che però in qualche forma aveva già avviato questo dialogo che ha aperto le porte e ha fatto da apripista a quello che poi è successo in questa legislatura con il riconoscimento della nota ministeriale sul consenso informato preventivo. Quindi voglio dire, questo è la dimostrazione pratica, tornando a quello che dicevamo prima, no? Tu li parli, li chiami, voglio dire, giustamente li definisci genitori dormienti, no? È la dimostrazione pratica per quei genitori, per così dire, dormienti, che poi dormienti non sono, perché sennò 500 persone davanti a Viale Trastevere non ci poteva restare, Giusy, perché questi poi Esatto, sono i numeri e sono, ed è la realtà, no? Per cui più che dormienti, diciamo insonnoliti o magari presi da mille cose, perché parliamo di una città come Roma, che anche semplicemente prendersi un caffè devi prendere appuntamento perché è talmente vasta e talmente grande che rende anche difficoltoso assolutamente sì, ma l'incontro. poi consideriamo che tutto il discorso del genere è stato silenziato. Esatto. Cioè, a tutti i livelli, cioè, la prima volta che si è potuto pronunciare la parola gender è stata alla piazza San Giovanni in Laterano, ma ci aveva impiegato
un anno, se non 2 anni, a continuare a spiegare anche sul piano scientifico che il genere esisteva e come. E quindi voglio dire, non era semplice per i genitori capire di che cosa si stava parlando. No, E questo dei perché disordienti, perché esatto, no, perché è stata ovviamente. utilizzata, perdonami, perché è stata utilizzata, io ogni volta che sento il termine gender ci vado fuori di testa, perché è stato utilizzato un inglesismo che invade ovviamente la lingua italiana proprio per confondere le acque, perché se avessero parlato di genere sin dall'inizio, un italiano su due, guarda, non voglio essere, non voglio esagerare, un italiano, uno su 10, va, cerchiamo di genere risponde a genere umano, perché nella nostra lingua genere è genere umano. È stata introdotta la parola straniera per Sì, confondere, no? esatto. Mi viene in mente la nebulosità zolfata, no? Perché ovviamente di questo stiamo a parlare. Quindi è lì che io non mi sento di, cioè, certo, ovviamente arrabbiata, magari no, però delusa, magari da tanti mamme, da tanti papà, ma magari anche io per prima, che non mi sono resa conto di cosa significasse questo fenomeno diabolico, perché di questo stiamo parlando. Però tutti quelli che, magari come tanti altri, come sono stata io, non capiva cosa significasse gender, fa parte di quei 500 che erano a Viale Trastevere poi, perché è questo, no? Il risvolto. Assolutamente sì, a mezzogiorno con 40 gradi all'ombra su quei Esatto. gradini Newr, veramente ci voleva il coraggio della lotta e della battaglia, per cui veramente encomiabili tutti, anche tutti quelli che avrebbero voluto esserci, ma che per ovvi motivi magari non sono potuti, ovviamente non hanno potuto presenziare, ma il grazie va proprio a loro e al tipo di risposta che c'è stata, No, veramente poi voglio dire, partecipato. è un po' come le piazze, no? La piazza San Giovanni, per ogni persona che era fisicamente lì, era in rappresentanza di chi non poteva esserci Certo. fisicamente, quindi uno valeva 5, vogliamo fare una media Assolutamente. matematica, no? A ribasso, per cui comunque queste realtà, come non si tocca la famiglia, dimostri attraverso quella che è una testimonianza che ci stai dando, perché più che un'intervista, è una bellissima chiacchierata, ma una testimonianza di gran valore. Mi sembra che il messaggio velato che ti chiedo di verbalizzare in maniera molto meno velata, che l'associazione Non si tocca la famiglia, attraverso la sua presidente, che sei tu, che è Giusy D'Amico, che vuole lanciare alle istituzioni, un messaggio alla Pongi, direi, a gamba tesa proprio. No, vabbè, è chiaro che noi chiediamo più spazio per la famiglia, più tutela per la famiglia e soprattutto chiediamo anche che le istituzioni attingano un po' a quella che è un po' la ricchezza che queste associazioni hanno messo a disposizione di genitori e famiglie e che soprattutto ci sia una consapevolezza nel promuovere non solo quello che noi facciamo, ma anche i progetti che noi presentiamo. Anche i percorsi di formazione che anche altre associazioni propongono nelle scuole, cioè dare uno spazio che venga riconosciuto come uno spazio, diciamo, ricco, ecco, di arricchimento per quella che è appunto la formazione della famiglia e la tutela di quella che è l'educazione. Che cosa vogliamo chiedere? Abbiamo già chiesto che l'UNAR venga chiuso, perché comunque con tutto quello che è accaduto e con tutto quello che può accadere abbiamo sempre tenuto alta questa richiesta, abbiamo fatto una petizione nazionale che ha riscosso nel 2015 un grande successo, avevamo messo in crisi anche alcuni tratti di questo sistema quando siamo entrati e abbiamo cominciato a interloquire con questo palazzo, minacciando proteste, eccetera, eccetera. Certo, è molto difficile stare su tutto, è molto difficile seguire tutto. Perché poi sono anche rapporti logoranti che dovrebbe portare avanti poi una parte diciamo di cittadinanza che, insomma, ripeto, un'associazione fa, ma a tutto non può arrivare. Chiediamo anche che cosa? Che si chiudano i negozi di cola cannabis, perché noi pensiamo che questo per i nostri giovani sia veramente un orribile traffico che sta passando così come se fosse nulla di grave. Esatto. Che le istituzioni dicano chiaramente che questo farmaco che blocca la pubertà è qualcosa che va contro veramente quella che è la costruzione dell'identità di un ragazzo e di un bambino. E che di fronte a questo non possiamo fare finta di dire che non è un attacco alla libertà proprio esistenziale con cui il corpo si esprime man mano che cresce, che comunica
il suo evolversi, il proprio sentire, il proprio sì. E che di fronte a questo può essere confuso questa percezione dell'identità, ma è assolutamente normale che nella costruzione anche dell'adolescenza, del passaggio a quelle che sono state crisi che abbiamo vissuto tutti, si può avere un dubbio. Ma questo dubbio ha una sua risoluzione nel tempo, così come noi anche come corpo insegnante, ma anche le famiglie hanno visto come poi questo si risolve. Chiaro, se ci sono delle fratture familiari forti spesso determinano, no, delle ferite nell'identità, ma quelle vanno accompagnate, non Esatto, curate con i farmaci, vanno esatto. sostenute, perché i farmaci danneggiano il corpo e lo spirito. Accompagnare con cura e con amore questi percorsi significa poi anche stabilire a un certo momento se c'è un problema veramente serio che richiede un intervento farmacologico e non che questa cosa stia passando come un uso e un abuso che tante famiglie nell'incoscienza e nell'inconsapevolezza stanno dando a tanti bambini. Cioè, noi pensiamo che questa sia una deriva su cui, certo, le istituzioni devono attivarsi e devono fare qualcosa. Un'ultima, questa sarebbe stata l'ultima domanda, però lo sai che io non mi accontento mai, quindi mi è venuto in mente mentre ti ascoltavo, cercando di ripercorrere tutta quest'oretta che abbiamo trascorso insieme, ascoltando la tua testimonianza. Qual è la reazione delle scuole? Cioè, cosa vi è accaduto mai, scusami, riformulo, è mai accaduto che una scuola, nella persona di un insegnante, di un preside, fosse anche di un supplente che capita magari per n tempo, si rivolgesse direttamente a voi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda che invece faccio è la contraria. Vi è capitato di entrare nelle scuole su richiesta dei genitori? E se sì, qual è stata la reazione del corpo docenti e diciamo, dei dirigenti? Allora, il sì è per entrambe le domande, cioè siamo stati sia contattati e siamo stati anche poi insomma avvicinati da docenti nelle scuole che ci hanno visto operare e anche diciamo genitori che hanno chiesto il nostro intervento. Come ha reagito la scuola? Mi pare di capire la domanda, giusto? Esatto, sì. Allora, è chiaro che se noi interveniamo in una scuola per denunciare un abuso didattico-educativo, noi ovviamente manteniamo sempre rapporti istituzionali con le scuole e quindi scriviamo, facciamo delle lettere formali che mettiamo solitamente in copia anche il Ministero piuttosto che l'ufficio scolastico provinciale o regionale, piuttosto che anche il dirigente e a volte anche il Ministro dell'Istruzione. Quindi tentiamo di dare proprio una veste che sia di impatto e che in quel momento dia l'idea appunto che noi stiamo rilevando un problema in copia a tutti coloro, ai portatori di interesse e quindi ai genitori, e che va trovata una soluzione. È chiaro che quando andiamo per segnalare un abuso didattico-educativo, certo non è che siamo visti molto bene, ma nelle scuole invece in cui interagiamo per portare proposte e controproposte, vediamo che poi i rapporti sono sicuramente di altra natura. Noi abbiamo visto anche a Roma, al liceo Amaldi, dove c'erano stati un gruppo di genitori veramente encomiabili, dove abbiamo raggiunto, quando ancora questa nota ministeriale sul consenso informato preventivo non era stata emanata, che in luglio, o era fine giugno, dopo una lunga trattativa di questi genitori, di segnalazioni, di un questionario sulla vita sessuale dei ragazzi che non era stato autorizzato da nessuno, dopo che era stato fatto entrare, diciamo, un esperto sulla prevenzione, sull'uso degli anticoncezionali e sulla prevenzione alle malattie venere, anche lì senza autorizzazione a ragazzini di 14 anni, che ne sanno più di noi, per carità. Il problema è sempre scavalcare la famiglia che magari in casa dice delle cose e poi si trova che la Sbaglia, scuola ne propone molte altre, che certo. magari coincidono con quella che è la mentalità del mondo e che noi invece vorremmo che almeno a scuola si rispettasse quello che la famiglia ha chiesto e quello che la famiglia insegna ai propri figli in ordine alla relazione affettiva e sessuale, perché di istruzioni per l'uso i ragazzi ne hanno fin troppe, da internet ai telefonini a tutto quello che la pornografia purtroppo propone loro. Però è chiaro che la scuola ha anche il dovere, noi pensiamo che questo sia il dovere della scuola, proporre anche mete molto alte. Cioè, un ragazzo deve pensare che l'educazione affettiva e sessuale non è soltanto istruzioni per l'uso, ma Esatto. è sapere che loro sono chiamati ad una vocazione Esatto. altissima, nella relazione possono pronunciare anche la parola per sempre, che la relazione affettiva comporta delle responsabilità,
Cioè, la parola relazione spesso anche nei corsi che fanno le ASL non compare quasi mai. No, Progetto, responsabilità. no, no, guarda, se ti dico i cartelli che ho visto che avrai visto anche tu, che ho visto nelle ASL qui a Milano, ho dovuto davvero legarmi la lingua, legarmi le mani, sorridere ed uscire, Giusy, perché nei consultori abbiamo i cartelli safe sex, capisci? Questo è il messaggio che viene E comunque trasmesso ai sì, ragazzi, no? Come se non esatto. bastasse tutte le sollecitazioni che ricevono andando in giro semplicemente per strada, non è che c'è bisogno di andare su internet, voglio dire, no? Cioè, basta che accendi la Sì, no, televisione. è vero, nella tua domanda che cosa si chiede alle istituzioni, io faccio una provocazione proprio esagerata, ma io per esempio proporrei un disegno di legge che vieta vendita e uso dei cellulari a ragazzi e bambini meno di 16 anni. Dare L'approvo, un solo approvata esempio. la menzione approvata, Giusy. Appunto, quindi voglio dire, cioè, ci sono delle misure che ci sono interessi economici di Esatto. portata nazionale e internazionale che non hanno alcun interesse a preservare la salute psichica e fisica dei nostri figli, anzi, per cui tutto questo, diciamo, nella scuola dovrebbe essere compito dell'istituzione scolastica poter prevenire tutto questo. Io ho visto che anche nei corsi che ho organizzato con la polizia, con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, abbiamo tentato proprio di parlare ai ragazzi a cuore aperto su quello che fruisce il telefono piuttosto che i social e di come questa giungla l'inghiotta in maniera a volte veramente in una via senza ritorno, perché le nuove dipendenze sono veramente terribili, cioè non è solo l'alcol, la marijuana o la droga piuttosto che. Insomma, telefoni e social sono delle dipendenze da cui i nostri figli devono essere aiutati, sostenuti, illuminati. E la polizia fa un ottimo servizio, lo voglio dire ai genitori e ai docenti perché insomma, su questi temi che sono sempre un'arma a doppio taglio, però la polizia è uno di quei veicoli sicuri che parla ai ragazzi con un linguaggio molto alla loro portata, molto chiaro e anche che li aiuta ad aprire gli occhi su queste trappole che loro vivono appunto nel rapporto con i social. Giusy, grazie. La menzione dei telefonini mi piace molto, devo essere sincera. Mi piace un po'. Io sto combattendo intanto con quella del presepe a casa, quindi per il momento mi occupo di quelle effettivamente. Scherzo, per concludere con una battuta, però in realtà Però che, sì. esatto, una battuta che di per sé contiene un messaggio sempre di speranza, perché avendo gli occhi su un bambino così piccolo, che è venuto e che ha versato tutto il suo sangue poi per salvare tutti noi, penso che mantenere gli occhi su quel bambino sia fondamentale, no? Per poter Sì, poi guardare assolutamente. avanti. Io proporrei anche un presepe fisso in tutte le scuole perché questo è un mistero che andrebbe contemplato ogni giorno nei 9 mesi in cui si frequenta la scuola. Ma qui poi andiamo oltre il rischio e il linciaggio, però continuo a sostenere che non solo il presepe, ma anche il rispetto per la religione e per l'identità nostra è qualcosa su cui le istituzioni devono veramente farsi garanti. Altrimenti rischiamo veramente di perdere non solo le nostre radici, ma anche tutto quello che sta accadendo con lo yoga. Adesso non apriamo l'argomento perché stiamo per salutarci, ma facciamo attenzione perché la percezione Ritorni, del no? fatto. Ritornerai e affronteremo il discorso D'accordo, dello d'accordo, d'accordo. Va bene, allora grazie intanto di questa Grazie opportunità, grazie del servizio che portate avanti. E oggi è stata la giornata delle donne perché sono stata intervistata da donne. Donne mi hanno aiutato a preparare le locandine, donne in questo giorno con le quali ho condiviso anche i progetti che porterò avanti in questo mese nella mia scuola, insomma una giornata, un inno alle donne, te. viva le donne, ma anche agli uomini perché senza di loro siamo nulla, quindi. Esatto. Viva questo bellissimo incastro necessario per generare la vita che è dato da un uomo e da una donna che si amano e insieme generano i figli se Dio vuole. Questo sempre. Giusy, grazie a Assolutamente. te per il Grazie a prezioso voi, auguri a servizio che tutti. porti avanti. Grazie per essere testimonianza vivente. Grazie. Grazie a voi, Un un bacio abbraccio, grandissimo, saluti a ciao tutti, Giusy, grazie. grazie tesoro, grazie mille, grazie. Allora ragazzi, altra puntatona perché abbiamo avuto Giusy che in maniera meravigliosa, come sempre, come è capace di fare lei, ci ha testimoniato
l'attività preziosa dell'associazione Non si tocca dalla famig della famiglia. Io ringrazio tutti voi, ho visto i vari commenti, siete in tanti. Non faccio l'appello, l'appello lo facciamo fare a Mario durante Stampa e Vangelo, che così non gli togliamo questo compito. Ringrazio Barbara Moi, che gentilmente ho visto che ha inserito, se non ho sbaglio, il link al sito di Non si tocca la famiglia. Quindi invito quanti di voi sono in diretta, hanno seguito la diretta, quanti di voi vedranno la differita. Ovviamente, se ci sono delle domande che vorreste porre a Giusy, avete sentito che Giusy tornerà, ancora non abbiamo la data, o forse sì, ma non la ricordo. Tornerà e quindi affronteremo nuovi argomenti. Chiediamo a chi volesse porre delle domande all'associazione Non si tocca la famiglia o a Giusy D'Amico direttamente, di scrivere nei commenti le vostre domande, oppure di porre le domande direttamente all'associazione attraverso il link che gentilmente Barbara Moi dalla redazione di Popolo della Famiglia TV ci ha inserito nei commenti. Io ringrazio ovviamente Daniela Baldanza, che è l'autrice di questa nostra rubrica Semi di Speranza. Ringrazio ciascuno di voi che ha seguito questa diretta. Ringrazio chi ha condiviso, ringrazio chi vedrà questa puntata di Semi di Speranza in differita. Un ringraziamento e un saluto va anche ai nostri YouTube spettatori che probabilmente seguiranno la puntata in differita, perché non credo che oggi attraverso Emanuele Ercoli siamo stati in grado di poter dare la diretta in contemporanea sul canale YouTube. Grazie a tutti, appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Popolo della Famiglia TV. Buon fine settimana, buona domenica soprattutto, con Semi di Speranza. Alla prossima settimana. Ciao, grazie.